Una partita che nel complesso e per alcune situazioni mi ha anche soddisfatto. Mi dispiace per quei 7-8 minuti iniziali dove ci abbiamo messo tempo ad entrare in partita e dove abbiamo preso quel gol dopo 2 minuti. Poi la squadra ha cominciato a giocare, ha cominciato a prendere coraggio, ha cominciato a macinare occasioni, anche se non completamente nitide, però era. Siamo stati pericolosi, siamo riusciti a creare qualcosa. Ed è stato un po' quello che è stato anche il secondo tempo, un po' sulla stessa linea. E sul momento probabilmente migliore nostro, dopo il pareggio abbiamo preso il secondo gol. È chiaro che poi abbiamo provato a raggiungere il pareggio in tutti i modi, ci siamo sbilanciati e nel finale abbiamo preso quel gol che secondo me poteva essere evitato con un pizzico d'attenzione in più, così come il secondo, però è spesso come succede in queste categorie, ma anche nelle altre categorie, sono gli episodi che fanno la differenza e noi negli episodi siamo stati poco attenti, poco cattivi, poco determinati e questo un po'. Mi rammarica e sarà un motivo in più per crescere imparando dagli errori commessi oggi, cosa che avevo detto anche nel pregare ai ragazzi, dovevamo utilizzare questa e quella, ora chiaramente quella di mercoledì, per cercare di capire dove si può fare meglio. E oggi da questo punto di vista ci sono state diverse indicazioni. Diverse situazioni su cui poter lavorare e lo faremo per preparare anche al meglio la partita poi di mercoledì perché sarà un altro step, un altro passaggio importante. Sì, assolutamente. Come ho detto prima, utilizzeremo quest'altra partita per avere più indicazioni possibili su dove poter migliorare i nostri calciatori, su dove poter migliorare noi nella preparazione alla gara, nel cercare il più possibile di mettere in difficoltà gli avversari e agevolare i nostri calciatori. Lo spirito di questa competizione deve essere sicuramente questo per poter lavorare per il futuro. Chiaramente non ci nascondiamo dopo una sconfitta che comunque il desiderio è quello sempre di vincere perché, come dico spesso e come ho detto anche prima della gara ai ragazzi, ci si diverte quando si vince e noi il primo obiettivo deve essere quello. Poi è chiaro se questo avviene attraverso un bel gioco, attraverso delle bellissime giocate, attraverso dei bellissimi gol, ancora meglio, ma la nostra priorità, il nostro obiettivo deve essere sempre quello di puntare a vincere le partite.